È arrivato il momento di dirtelo. Ho comprato un c***o. Era il 19 ottobre quando ho firmato i documenti di acquisto. Ho comprato un camper. Sì, quando ho comprato questo camper. Qui guidava l'ex proprietario e io pensavo, ma è enorme, riuscirò anche io a guidare questo coso? In realtà è stato molto più semplice del previsto. Stradine strette a parte e anche molto divertente. Sono poi iniziate tante prime volte. La prima pizza nel camper! Primo parcheggio a Roma, nel centro, preciso tra il palo e la macchina. Si può fare, si può parcheggiare anche qui. Primo pieno di diesel che facciamo al nostro caro amico. Diesel, mi raccomando, non ci sbagliamo mai. Diesel. Eh già, 1,57 al litro dai tempi. Terzo gol. Eppure Ludovico ha battezzato il koala. E anche il bagno testato alla grandissima. Battezzato. E finalmente abbiamo provato anche la televisione dalla cuccetta. Guarda un po' di coperta. Ora ci vediamo il filmetto. Buonanotte. Ma in che senso hai comprato un camper? Beh, l'hai visto, ecco, è questo, è quello in cui mi trovo in questo momento, è proprio un camper, è una mini casa in realtà, con quattro ruote, questa è l'unica grossa differenza. Ho aspettato un po' per raccontartelo, però a distanza di tempo non ce la facevo più. Voglio raccontarti questa esperienza perché è veramente figa, mi sta dando un sacco di cose, sto imparando tantissimo e secondo me la vita in camper in generale, nello specifico per me, è uno strumento per fare tante cose, ma te lo racconterò poi in un secondo momento. Però secondo me l'esperienza vita su quattro ruote è molto interessante, ho un sacco di cose da raccontarti. Ormai è diventato anche un po' di moda, diciamoci la verità, è un trend questo della van life, camper life, che è sempre più grande. Però ecco, non è scontato e secondo me ognuno racconta la propria esperienza in maniera unica. Mi piacerebbe anche raccontarti un po' la storia di come ho trovato questo camper, come mi sono informato, tutti i lavori che ci abbiamo fatto sopra, insomma ci stanno veramente un sacco di cose da poterti raccontare, quindi fammelo sapere se ti interessano delle cose in particolare. Sicuramente ci vediamo nei prossimi giorni qui sempre su Vita da Videomaker Camper Edition. C'ho un sacco di vlog da farti vedere, l'ho già iniziato a montare ma tu ancora non l'hai visti. Vabbè, ci vediamo presto online. Viva i camper, sono fomentatissimo da questa cosa. Te lo aspettavi? L'avresti mai detto? Io credo no, non l'avrei mai detto di un giorno prendere un camper così, comprarlo. Ci vediamo presto, che il video sia con noi. Mazza, faticoso. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, iscriviti al canale, soprattutto se sei eccitato quanto me. Io non vedo l'ora di raccontarti le avventure in questi mesi che abbiamo fatto col camper e quindi usciranno un po' di vlog, un po' di belle cose, insomma, un nuovo progetto che finalmente ci permette di raccontare un altro aspetto della vita da videomaker. Che il video sia con noi, ciao!